È del tutto evidente ormai. Un tempo l'economia si arrestava ai cancelli delle fabbriche, al di là di quei cancelli iniziava la vita vera, la vita vissuta. Oggi invece stiamo assistendo in maniera ogni giorno più lampante a un fatto inedito, al fatto in virtù del quale l'economia satura integralmente le nostre vite, a tal punto che non vi è più uno spazio altro rispetto a quello dell'economia. Tutto diventa merce, nulla si sottrae a questo destino. L'intero mondo della vita finisce per essere un possesso del mondo dell'economia. È ciò che si manifesta visibilmente in ogni ambito, certo, ma financo in quell'ambito che a tutta prima dovrebbe essere resistente a questa logica, l'ambito più privato, quello delle relazioni intersoggettive. Se volete possiamo definirlo l'ambito delle relazioni sentimentali, quello dove più difficilmente dovrebbe addentrarsi la logica mercantile. Eppure nel tempo post-1989 dell'economia totale, o se preferite di una società di mercato in cui la merce diventa l'unico parametro di riferimento per ogni relazione sociale e per ogni immaginazione possibile, anche le relazioni sentimentali tendono a farsi merce. È ciò che quotidianamente speriamo nella nostra vita con tutta una serie di dispositivi che il mondo tecnocapitalistico ci pone dinanzi. Siti come Meetic o Speedy Date segnalano apertamente il fatto che l'intero mondo degli affetti è stato soggiogato dalla logica mercantile. Anche la sfera delle passioni è diventata merce fra le merci. È quello che propongo di definire il nuovo capitale erotico, che va a investire la dimensione più squisitamente individuale, più apparentemente distante dalla logica mercantile, la sfera più intima, appunto. Il linguaggio continua a rivelarci questo processo. Diceva Martin Heidegger che noi siamo parlati dal linguaggio e che nel linguaggio prende forma il nostro mondo. Ebbene, non è inusuale trovarsi dinanzi a formule che rivelano la compiuta alienazione del mondo della vita, formule come quella così ricorrente nel lessico comune di investimenti affettivi, quasi come se la dimensione sentimentale fosse un investimento economico tra i tanti. Io credo che si debba ragionare seriamente su questo processo e che forse la mercantilizzazione del mondo degli affetti, dei sentimenti e dell'amore sia la spia che ci segnala la presenza di un nuovo totalitarismo, un totalitarismo forse non autoritario, glamour e seducente, ma sempre di totalitarismo si tratta se le parole hanno ancora un senso. Un totalitarismo che va a invadere l'interezza della nostra vita, appunto impadronendosi anche delle relazioni sentimentali, facendo di noi dei consumatori di relazioni sentimentali. Qual è in fondo l'esperienza dinanzi alla quale quotidianamente ci troviamo nel mondo globalmente sussunto sotto il capitale? È l'esperienza di relazioni usa e getta, sentimentalmente mercificate, in cui si dà, si scambia e si riceve l'amore come se fosse una merce fra le tante. Ma questo è ancora amore? O non è forse un succedaneo che chiamiamo impropriamente amore, ma che in realtà rivela l'ormai avvenuto impadronimento totale del mondo della vita da parte della merce? È evidente dunque, l'economico globalizzato ha dichiarato guerra all'amore e alla famiglia. Thank you.
Che cosa accade quando l'intero mondo della vita viene mercificato? È la domanda che dobbiamo porci, specialisti e non specialisti, quando ragioniamo sui temi legati al nostro presente. Io credo, in estrema sintesi, che il mondo della globalizzazione dei mercati ci ponga dinanzi a una triplice determinazione che voglio qui con voi analizzare questa sera. Una triplice determinazione che concorre a fare sì che trionfi su tutto il giro d'orizzonte quello che vorrei definire il nuovo ordine erotico post-familiare. Un nuovo ordine erotico che dissolve e annichilisce la vecchia figura classica dell'amore e della famiglia e che ad essa sostituisce un nuovo consumismo sentimentale che ricalca e riproduce la figura dell'economia di mercato senza frontiere e che di più la trasferisce all'ambito delle relazioni sentimentali. In sintesi, questo triplice movimento che contraddistingue il transito odierno dalla veterosessualità centrata sulla famiglia, sulla relazione e sull'aspirazione alla durata eterna di questa relazione solida e solidale, alla nuova figura dell'odierno nuovo ordine erotico turbocapitalistico centrato su relazioni di consumo effimere, usa e getta, credo che siano tre appunto le determinazioni fondamentali inquadrando le quali possiamo decifrare l'essenza dell'odierno nuovo ordine erotico. La prima figura riguarda il fatto che l'odierna economia di mercato senza confini ha dichiarato apertamente la propria inimicizia rispetto all'amore. L'amore è oggetto di costante attacco da parte del discorso del capitalista. Lo si evince palesemente da tutte le manifestazioni dell'industria culturale e del Ministero della Propaganda, che senza posa sottopongono a una critica sferzante l'amore stabile, duraturo, solido della tradizionale figura borghese. L'amore è oggetto di una critica costante. In luogo dell'amore, destinato a durare finché morte non separi, in luogo dell'amore come promessa di fedeltà tesa a durare in eterno, prospera oggi sotto il cielo una nuova figura, quella del godimento per individui che instaurano relazioni a tempo determinato, che si dissolvono nell'atto stesso del consumo del piacere effimero istantaneo, pronte a reinstaurarsi nel breve arco del loro consumo quando subentrino nuove possibili relazioni, nuovi possibili aggregati a tempo determinato. L'amore tende dunque a essere sostituito da quel suo succedaneo postmoderno che è il godimento per individui plus gaudenti. In secondo luogo e in maniera convergente stiamo assistendo, ed è il tema decisivo per inquadrare i fenomeni di cui in questa nostra serata vogliamo discutere, stiamo assistendo alla dissoluzione della famiglia come sintesi etica dell'amore. In luogo della famiglia come luogo della eticizzazione della naturale attrazione tra i sessi, che dall'immediatezza amorosa si innalza alla figura della famiglia come relazione etica, progettuale, in cui non c'è più l'io individuale ma c'è il noi, ebbene in luogo di questa figura classica sta oggi prevalendo quella dell'atomo individuale che gode, come già dicevo, e che in luogo della famiglia come relazione stabile, solida e solidale, fa prevalere una sorta di dout des libero scambista nell'ambito dell'erotica, dedicata a semplici piaceri effimeri e senza conseguenze, instabili e destinati a dissolversi nell'atto stesso con cui sono praticati. In terzo luogo sta oggi prevalendo quella che propongo di chiamare l'ideologia genderista, la quale ideologia genderista nel suo complesso non predica altro se non il fatto che deve essere abbattuta la relazione sentimentale classica, amorosa, centrata sulla figura familiare. In suo luogo deve esservi soltanto l'individuo unisex, plus gaudente, pan consumista nell'ambito dell'erotica, che tante relazioni può instaurare quante è in grado di produrre nell'ambito dei godimenti deregolamentati come i mercati apolidi. Cosa accade allora quando il capitale si prende l'intera nostra vita? Quando l'amore diventa merce fra le merci?
Che cos'è l'amore dunque? Domanda antica quanto la filosofia occidentale. La verità vi prego sull'amore, diceva il poeta. Credo che una possibile approssimazione definitoria si rinvenga alle origini stesse della filosofia occidentale, quando Platone nel Simposio definisce l'amore desiderio di totalità. Amare significa desiderare ardentemente ricomporre quella unità totale che in origine fummo e che ora non siamo più. L'io individuale che noi siamo avverte la propria incompletezza, si sa parziale e desidera nostalgicamente ricomporre l'unità che un tempo era, superando la propria parzialità. Amare significa dunque instaurare mediante l'oggetto amato, che nel caso specifico è un soggetto, instaurare l'unità duale, diventare più grandi di quel che si è nella propria parzialità individuale e instaurare con l'altro, ed essendo per e con l'altro, una sintesi duale. Ciascuno di noi avverte la propria mancanza, la propria incompletezza,
Platone nel Simposio lo spiega ricorrendo per bocca del commediografo Aristofane a un'immagine mitologica, l'immagine delle due metà. Ciascuno di noi in origine era un'unità completa, perfetta, in sé compiuta. Ma gli dèi, proprio perché invidiosi di questa perfezione, vollero spezzare l'unità che eravamo. Da quel momento ciascuno di noi cerca la metà di cui si sente privo e solo riconquistandola può sentirsi completo, appagato, perfettamente compiuto. Amare significa allora ritrovare con la metà perduta se stessi, la propria completezza originaria. Ecco perché l'amore costituisce una potenza rivoluzionaria oggi più che mai. È la prova della falsità del teorema ovunque imperante della ragion liberista, quella che innalza l'individuo a sintesi compiute a sé bastante, l'individuo ingigantito ad atomo autocratico, in sé perfetto, di nulla mancante. Accordandoci alla ragione platonica, dobbiamo invece prendere coscienza del fatto che l'individuo è in sé incompiuto e solo mediante l'altro può completarsi. Ciascuno di noi è per così dire attraversato da quella che dopo Platone Sartre chiamerà la mancanza d'essere, manca être. Si avverte come incompiuto e solo aprendosi all'altro e lasciandosi dall'altro attraversare può completarsi. L'amore dunque è la nostalgia dell'intero, è il desiderio di superare la propria parzialità. Ma è poi anche, ci insegna sempre Platone in quel testo originario della filosofia occidentale, è anche la volontà di superare la morte. Riunendoci all'altro con il quale eravamo, noi superiamo la nostra parzialità individuale e al tempo stesso aspiriamo a superare la morte. Per un verso ci ricorda Platone, se noi non fossimo già stati quell'unità originaria, nemmeno avvertiremmo oggi l'esigenza di ricomporla, saremmo perfettamente compiuti nella nostra individualità. E al tempo stesso, mediante l'amore, desideriamo spezzare le barriere del tempo, resistere alla morte. È suggestiva sotto questo profilo l'etimologia latina del termine amore, amors, toglimento di morte. Solo mediante l'amore possiamo fare esperienza dell'eterno e del trascendimento della finitudine che intrinsecamente siamo. È la lezione che nel Simposio Diotima trasmette a Platone. Gli uomini solo con l'amore possono superare le barriere del tempo e farsi immortali. Se gli dèi per parte loro sono perfettamente compiuti in sé e immortali, gli umani invece per emulare gli dèi e farsi anch'essi immortali debbono amare. È solo amando e procreando, dice Platone, che noi possiamo conquistare un elemento di immortalità. Azanasia la chiama Platone, l'assenza di morte. Infatti se gli dèi sono perfettamente uguali a se stessi sempre, gli umani possono farsi divini, indiarsi di Dante, soltanto sostituendo ogni volta a un ente che sta invecchiando uno nuovo. E questa è la magia divina della procreazione, mediante la quale ci facciamo immortali come gli dèi, scrive Platone. Raggiungiamo la sola perfezione eterna che sia consentita nelle dimensioni proprie del terreno, dell'immanenza. Con la procreazione, dice Platone, diventiamo anche noi in qualche misura divini e questo è l'elemento divino della procreazione. Ebbene, la civiltà dei consumi non può accettare la sopravvivenza di, potremmo dire, relazioni solide e durature, tese all'eterno. Tutto deve essere precario e usagetta. Thank you.
Non v'è dubbio, la civiltà dei mercati tecnocapitalistici odia l'amore in ogni sua dimensione. Lo odia per varie ragioni, ma soprattutto prova un'inimicizia totale verso l'amore, perché l'amore è incardinato su quella che Agostino d'Ippona definiva nelle Confessioni come la formula magica della relazione amorosa. Chi ama in fondo non fa altro che tradurre in atto, diceva Agostino d'Ippona, la seguente formula: volo ut sis, voglio che tu sia. Amare non significa altro che desiderare la pienezza d'essere dell'altro, della persona amata. Significa amare volere che l'altro si realizzi appieno in tutte le sue facoltà e in tutte le sue possibilità, senza avere alcuna tornaconto, alcuna contropartita. Chi ama semplicemente vuole che l'altro sia e non desidera ciò in vista di un presunto tornaconto che gli deriva. Anzi, chi ama propriamente può non avere nulla in cambio. È significativa sotto questo profilo la descrizione che Aristotele fa nell'Etica Eudemo dell'amore che le madri provano per i figli. Scrive Aristotele che le madri, quand'anche non potessero più vedere i figli, continuerebbero non di meno ad amarli. Il loro è un amore gratuito, disinteressato, che spezza i vincoli dell'utilitarismo e del dout des, che è invece la formula magica dell'odierna civiltà dei mercati. Se l'amore propriamente detto si regge sulla formula agostiniana volo ut sis, l'odierna civiltà dei mercati è incardinata su una formula opposta, che così si lascia inquadrare: volo ut sim, voglio essere io, voglio potenziare illimitatamente la mia capacità di acquisto, il mio autoscolpimento individuale narcisistico, meglio narcinistico, sintesi perversa di narcisismo e di cinismo, utilizzando l'altro semplicemente come medium per potenziare me stesso. Per questo, come chiariremo nell'odierno tempo del capitalismo erotico, l'altro non è mai realmente presente. Figura soltanto come medium attraverso il quale l'individuo potenzia se stesso, utilizzando l'altro come strumento per la propria volontà di crescere, di imporsi, di fare profitto individuale anche nell'ambito dei desideri. Da questo punto di vista vi è un'inimicizia, dicevo, totale, alla cui luce possiamo leggere l'antagonismo che si è oggi instaurato fra la civiltà dei mercati e la dimensione amorosa. Non si oblii del resto il fatto che l'innamorato è per noi insostituibile. Si ama realmente quando si trasforma l'altro in una realtà insostituibile, quando anche abbia dei difetti macroscopici ed evidenti. Stendhal parlava di cristallizzazione. Noi trasformiamo la persona amata in un oggetto speciale, lo trasfiguriamo, lo rendiamo unico nel suo genere, quando anche abbia, dicevo, dei difetti vistosissimi. Non ci innamoriamo mai della perfezione dell'altro, piuttosto ci innamoriamo anche delle sue imperfezioni. Ci innamoriamo, diceva Montesquieu, di quel non so che fa sì che la persona amata sia unica e insostituibile, pur nei suoi difetti, appunto. Sotto questo profilo possiamo ribadirlo con enfasi: l'amore non è mai amore per l'universale, è sempre amore che va dal nome proprio al nome proprio. Non si può mai amare l'universale astratto, amando invece sempre solo l'individuo concreto, il corpo e la carne specifica. Sicché oggi il discorso liberista cosmopolita che predica l'amore per l'umanità è intrinsecamente fallace. L'umanità è un pensato astratto, direbbe Hegel. Noi possiamo amare sempre solo le persone concrete con cui quotidianamente abbiamo a che fare. Il nome proprio. L'amore procede dal nome proprio e al nome proprio si dirige. Or dunque il neoliberismo, per parte sua, sta trionfando. Si è preso anche l'amore, stravolgendo e ridefinendolo secondo i suoi parametri. Thank you.
In effetti una sorprendente analogia che forse a tutta prima può sfuggire tra il discorso del liberista contemporaneo e quello adesso solidale del libertino contemporaneo. Il liberista, lo sappiamo, ha dichiarato guerra allo Stato perché mira a trasformare il mondo intero in un unico mercato per individui che unicamente mirino alla crescita illimitata del plus valore individuale, alla crescita economica deregolamentata. Analogamente il discorso del libertino contemporaneo si scaglia puntualmente contro la famiglia, giacché aspira a trasformare l'ambito delle relazioni soggettive, sentimentali, nella sfera di una deregolamentazione erotica in cui, in assenza della famiglia, ogni tipo di relazione sia consentita a patto che essa dia luogo a quello che propongo con Lacan di definire il plus godimento individuale, che è la variante del profitto nell'ambito del godimento e dell'erotica. Sotto questo profilo, ripeto, il libertinismo non è altro oggi se non una variante nell'ambito dei costumi e del capitale erotico del liberismo dell'ambito economico. Non stupisce allora che l'inimicizia del turbocapitalismo sans frontières non si rivolga soltanto, come evidente, contro l'amore, per le suddette ragioni, ma vada a colpire in pari tempo anche la famiglia, se è vero come è vero che la famiglia può con diritto essere intesa come la dimensione in cui l'amore si eticizza, si innalza a una dimensione spirituale. Se volessimo orientarci con le grammatiche di Hegel, potremmo sostenere che nell'ambito dell'amore si dà l'immediatezza dell'attrazione erotica tra i sessi diversi, laddove nella famiglia questa immediatezza naturale si innalza a una sfera spirituale, etica, progettuale.
Per riprendere le parole dello stesso Hegel, se nella dimensione puramente amorosa l'uomo dice della donna «vedo in te carne della mia carne», nella dimensione etica familiare l'uomo dice invece alla donna «vedo in te spirito del mio spirito». La relazione si eticizza, si fa superiore, si innalza a una dimensione che certo non esclude, come è evidente, la sfera erotica, sessuale e sentimentale, ma che la innalza appunto a un più alto livello, quello della progettualità familiare, che si stabilizza e si consolida in un legame solido e solidale, in virtù del quale non vi è più soltanto l'io, ma vi è il noi. Si instaura cioè una comunità in cui l'io diventa noi e il noi non esclude l'io. E proprio del vero amore, come della vera famiglia, il non annullamento dell'individuo, ma la sua realizzazione compiuta. Nell'amore, proprio come nella famiglia, per dirla con Hegel, il separato non cessa di essere separato, semplicemente cessa di esistere come puramente separato, prendendo invece a essere come parte di una relazione più ampia, solidale, legata a una microcomunità che è quella familiare. La vita familiare innalza l'amore a una dimensione progettuale, in cui prevale la figura del noi, non vi è più l'egoismo individuale. Ciò emerge limpidamente dal fatto che nella famiglia vi è la dimensione del bene di famiglia, come ricorda Hegel, ma poi anche dal fatto che nella dimensione familiare subentra la figura del figlio. Che cos'è il figlio da un punto di vista squisitamente filosofico? Il figlio è la sintesi di quel desiderio di totalità che i due amanti cercavano e che ora si attua mediante la nascita del figlio stesso. Nel figlio i due amanti vedono vivere di vita propria il loro amore. La loro ricerca di unità, di totalità, si realizza ora in quell'ente che nasce dal loro amore e che, prendendo a vivere di vita propria, essi non possono più richiamare indietro. Il figlio è, da questo punto di vista, la sintesi compiuta dell'amore, che vive di vita propria, che prende esistere in forma autonoma. La dimensione familiare implica che il figlio debba essere educato, formato, che debba cioè prendere a esistere compiutamente, cosciente del mondo. Ecco perché nell'ambito familiare rientra appieno la dimensione educativa, prima che essa venga coltivata fuori dalla cerchia familiare, dalla scuola. Nella famiglia il bambino impara la legge, il senso della realtà, ed è compito fondamentale dei genitori, dopo che hanno generato il figlio, educarlo. Ecco, il turbo capitale oggi aspira a dissolvere ogni legame che non sia quello basato sullo scambio mercantile. Per questo ha dichiarato guerra alla famiglia come prima cellula della comunità umana. Thank you.
Credo che quanto abbiamo finora detto possa inquadrarsi con una categoria, quella di deeticizzazione. L'odierna economia globalizzata e senza frontiere aspira a dissolvere ogni centro dell'etica, in microscala aggredendo la famiglia come primo fortilizio della vita etica e comunitaria, passando poi per la società civile, per i suoi legami solidali che spaziano dalla scuola al mondo pubblico, della sanità e del sindacato, fino a culminare nello Stato come somma potenza dell'etico, che è infatti il nemico principale dei poli orceti del globalismo capitalistico. L'obiettivo nemmeno troppo larvato della ragion capitalistica dell'odierno liberismo è quella di abbattere ogni centro dell'etica per ridefinire il mondo intero come un unico mercato con libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Tutto deve essere merce circolante. Ed è per questa ragione che il nuovo ordine mondiale post 1989 secerne a propria immagine e somiglianza un nuovo ordine mentale di completamento sul piano del pensiero, che tutti ci rende neuroschiavi del global capitalismo senza frontiere, e secerne in pari tempo a propria immagine e somiglianza un nuovo ordine erotico post familiare, che anch'esso ricalca sul piano dei sentimenti la relazione socievolmente insocievole dell'egoismo liberista. La famiglia tradizionale, o meglio la famiglia naturale, quella a cui facevo precedentemente riferimento, risulta altamente incompatibile con un capitalismo pienamente realizzato, in cui soltanto vi siano merci e consumatori. Ed è incompatibile rispetto a ciò essenzialmente per tre ragioni che voglio qui celermente evocare. In primo luogo, la famiglia è la prova provante del fatto che, in antitesi con il teorema della ragion liberista, non vi è in origine l'individuo, vi è in origine la comunità. E l'uomo non è un lupo concorrenziale, come lo intende da Hobbes in poi la modernità. È invece uno zoon politikon, per dirla con Aristotele, un animale comunitario, socievole e politico. Ciascuno di noi infatti non nasce come individuo isolato alla stregua di un fungo, per riprendere l'immagine di Hobbes. Nasce invece già proiettato fin dall'origine in una relazione intersoggettiva e comunitaria, quella familiare. Ciascuno di noi viene al mondo già proiettato in nessi comunitari e solidali che sono quelli dell'oikos, della famiglia, della casa, essendo l'oikos dal punto di vista greco l'unione della dimensione materiale della casa e simbolica delle relazioni familiari. In secondo luogo, la famiglia è strutturalmente incompatibile con la ragion liberistica perché instaura relazioni che sono intrinsecamente non mercificabili. Le relazioni di tipo familiare sono legate a una logica differente, irriducibile a quella della ragion mercantile. È impensabile che nell'ambito di relazioni familiari prevalga la logica del dot des e che ad esempio una madre si rivolga a un figlio secondo la ragion liberista. In terzo luogo, la famiglia è incompatibile con la logica turbocapitalistica oggi imperante perché la famiglia, come ricordavo, educa alla legge, alla misura. È compito precipuo del padre nella vita familiare educare alla misura. Il compito del padre è quello di coniugare senza opporre il desiderio e la legge. La legge senza desiderio sarebbe spietata e mortifera, proprio come il desiderio in assenza della legge non produrrebbe alcunché, finirebbe per dissiparsi nel godimento immediato proiettato nell'immanenza dell'Hicet Nunc. Il padre invece deve coniugare fra loro legge e desiderio, permettendo al desiderio regolamentato di farsi produttivo. L'odierna civiltà del capitale non accetta la presenza di padri, ci vuole tutti eterni bambini che semplicemente godono senza differimenti e trasgredendo ogni figura della legge. La società del turbocapitale è una società di eterni infanti, che non crescono mai, che vivono senza stabilizzarsi in relazioni etiche familiari, senza conoscere il senso della legge.
Tutto è possibile. La cosiddetta lotta contro le discriminazioni oggi molto spesso non fa altro che riprodurre una sorta di legge dell'anomia, una lotta contro tutte le figure del limite e della misura che limitino e vincolino il desiderio di consumo ipertrofico dell'individuo senza padre. Ecco, nel quadro del nuovo ordine mondiale non possono esservi padri e madri, figlie e figli. Il solo profilo ammesso è quello del consumatore sradicato e unisex. Un'ideologia specifica che giustifica i processi a cui abbiamo finora fatto riferimento. È un'ideologia che, come tutte le ideologie, nega la propria esistenza. Se vi è un tratto specifico dell'ideologia Marx-Docet, sta nel fatto che essa nega la propria esistenza e tende invece a presentarsi naturale come l'aria che respiriamo. La miglior raffigurazione dell'ideologia è quella, in termini metaforici, rappresentata dal pesce che incontra un altro pesce e gli chiede: come trovi l'acqua oggi? E l'altro risponde: l'acqua che cos'è? Questa è l'ideologia nella sua essenza, qualcosa in cui nuotiamo da sempre e che non riusciamo a vedere. Questa ideologia di completamento del nuovo ordine erotico e di giustificazione della disgregazione dell'amore e dei rapporti familiari a beneficio
del nuovo rapporto asimmetrico di classe legato al global capitalismo può essere definita ideologia gender. L'ideologia gender si determina nel fatto che nega l'esistenza di uomini e donne e della possibilità di un amore produttivo dal punto di vista familiare e procreativo. L'ideologia gender trasforma l'individuo in un atomo a volontà di potenza consumistica illimitata, un atomo che deve essere pensato come strutturalmente unisex, senza sesso, senza genere, tale da potersi definire e scolpire secondo i propri desideri. La nostra è stata detta l'epoca dei desideri insaziabili, dove semplicemente quelli che vengono chiamati così spesso diritti civili corrispondono in massima parte a capricci individualistici di consumo delle classi possidenti, che aspirano a trasformare i loro desideri consumistici in diritti riconosciuti dalla legge. E ove la legge non riconosca la piena legittimità di questi desideri, meglio capricci di consumo, si è allora al cospetto di una discriminazione inaccettabile che deve essere abbattuta. Questa è l'ideologia gender, la produzione biopolitica di individui unisex che scelgono da sé cosa essere a seconda del loro desiderio consumistico. Ciò dà luogo a una sorta di monadologia liberal-libertaria di individui a panconsumismo erotico integrale. Ogni relazione è legittima purché cagioni profitto erotico, plus godimento. Tutto è possibile purché ve ne sia sempre di più. Ecco che prevale allora, in nome dell'ideologia gender, una deregolamentazione erotica in forza della quale ogni tipo di aggregato è possibile a patto che generi plus godimento. L'altro deve svolgere il ruolo, come ricordavamo, di semplice medium attraverso il quale l'individuo unisex deve massimizzare il proprio profitto erotico. In ogni epoca, intendiamoci, si riconoscono e si registrano figure del libertinismo, ma mai prima di oggi il libertinismo post-familiare si era innalzato a figura egemonica dell'intera epoca. Figura egemonica centrata sulla disgiunzione integrale, mai prima d'oggi realizzatasi, tra sessualità e procreazione. Il nichilismo erotico sta esattamente nel fatto che oggi, per la prima volta, in nome dell'ideologia genderista, la sessualità è del tutto sciolta dall'elemento procreativo, è volta semplicemente al godimento individuale. Ognuno è ciò che vuole, ciascuno può essere tutto quel che vuole, a patto che quel che vuole realizzi appieno il suo desiderio, il suo godimento individuale. E ciò è perfettamente coerente con la libertà così come viene teorizzata e praticata dagli araldi e dai pretoriani dell'odierno liberismo cosmopolita, i quali sostengono apertamente essere la libertà nient'altro che la liberalizzazione individualistica dei costumi e dei consumi. Sotto questo riguardo, allora, la gendercrazia è la nuova ideologia del capitalismo erotico, e ciò che giustifica e fa apparire emancipativo la fine dell'amore e della famiglia. Thank you.
Vi è un duplice erramento che caratterizza nelle sue stesse fondamenta l'ideologia genderista. Così vorrei tratteggiarlo da un punto di vista schiettamente filosofico. In primo luogo, l'ideologia genderista confonde surrettiziamente il giusto concetto di uguaglianza con il falso concetto di omologazione. Dal punto di vista del genderismo, l'uguaglianza è intesa come omologazione, o se si preferisce, come essere il medesimo. Dal punto di vista della ragion genderista, infatti, per superare le disuguaglianze occorre negare le differenze e quindi produrre una sorta di indistinzione unisex in forza della quale debbono essere annichilite le differenze stesse. Laddove invece, dal punto di vista della ragion critica, per annullare come giusto le disuguaglianze, non bisogna annullare le differenze. Bisogna invece fare in modo che le differenze non determinino disuguaglianze. Or dunque, la ragion genderista ha ragione nel voler sopprimere le disuguaglianze, ma sbaglia credendo di fare ciò annullando le differenze. Annullando le differenze e producendo quindi l'indistinzione, non va a colpire la disuguaglianza, la fa anzi prosperare. Sappiamo che il movimento generale, la dinamica complessiva del globalismo economico sta nel fatto che esso omologa il pianeta intero e insieme fa prosperare la disuguaglianza. Genera una sorta di indistinzione planetaria in virtù della quale il nesso di identità e differenze viene meno, sopravvive soltanto l'indistinto globale e insieme questo indistinto globale, uguale da Tokyo a Nuova York, da Roma a Pechino, è esattamente caratterizzato dalla disuguaglianza ogni giorno crescente. Per spiegare questo punto ricorro a un'immagine utilizzata da Ivan Illich nel suo studio Gender. È bensì vero che storicamente ci sono state differenze che si sono tramutate in disuguaglianze fra la mano destra e la mano sinistra. Presso certe società la mano sinistra era considerata di minor valore. Ebbene, per evitare queste disuguaglianze occorre battersi perché mano destra e mano sinistra godano di uguale dignità. È come se invece la teoria gender volesse produrre l'uguaglianza negando la differenza tra mano destra e mano sinistra, producendo l'indistinto, l'unisex globale e lasciando per ciò stesso prevalere poi la disuguaglianza all'interno di questo indistinto. L'altro erramento della dottrina genderista sta nel fatto che essa confonde indebitamente tre dimensioni che chiedono di essere distinte dal concetto filosofico. La dottrina genderista infatti confonde senza posa il sesso, il genere e l'orientamento. Il sesso è ciò che fa sì che noi, non per nostra scelta, ma addirittura in forma prenatale e cromosomica, siamo maschi o femmine. Questa non è una scelta dell'individuo e non è neppure una convenzione sociale frutto del patriarcato e della sua storia, come invece vogliono talvolta farci credere i cosiddetti gender studies. È qualcosa che, dicevo, mette capo alla natura biologica. Il genere, per parte sua, è la figura che la sessualità assume nell'ambito della cultura e della storia. Molto sinteticamente, la figura del padre cambia storicamente dai tempi di Omero a quelli di Dante a quelli contemporanei, ma è bensì vero che questa figura mette capo alla sessualità, mette capo cioè al fatto che il padre, per quanto muti storicamente la sua funzione, sempre deve essere una figura maschile legata al sesso e non possa essere invece una figura femminile. In terzo luogo poi vi è l'orientamento sessuale, che riguarda invece le scelte, tutte legittime tra consenzienti e adulti, dell'oggetto della propria attrazione sessuale. Ebbene, il genderismo è come se confondesse questi tre piani e sacrificasse il sesso sull'altare del genere, a sua volta inteso come semplice orientamento, da cui il paradosso
in forza del quale sulle carte d'identità o sulle piattaforme digitali alla voce sesso di appartenenza sempre più spesso si trovano centinaia di definizioni differenti che in realtà semplicemente mettono capo all'orientamento, non al sesso e non al genere. Ebbene, l'ideologia gender ci rende schiavi, inconsapevoli, fa sì che amiamo le nostre catene, determina quella scena surreale per cui si assiste alla discesa in piazza di giovani che lottano contro la famiglia intesa come omofobica e patriarcale, quando sono essi stessi impossibilitati a costruirsene una, precari, sottopagati e disoccupati come sono per via del global capitalismo. Ce l'ha insegnato Platone con l'immagine insuperabile della caverna. Il potere perfetto è quello in cui gli schiavi amano le proprie catene.
Qual è allora il nesso fra queste determinazioni che abbiamo qui enunciato e le vicende di Bibbiano? Qual è il nesso fra quanto è accaduto in questo paese emiliano e la dissoluzione dell'amore, la distruzione della famiglia e il prosperare dell'ideologia genderista? A differenza di quanto scriveva Pasolini sul Corriere della Sera, io non so i nomi, non sono un giornalista, non mi occupo di fare denunce critiche di nomi e cognomi. E tuttavia, dal punto di vista filosofico, credo di poter ragionevolmente sostenere che quanto è accaduto a Bibbiano possa essere posto in connessione con il trionfo del nuovo ordine erotico post-familiare. Tanto per quel che riguarda la distruzione dell'amore, sostituito da gelidi nessi burocratici dove prevale la ragione calcolante, la ragione che calcola senza pensare e che al volo ut sis dell'amore lascia che a predominare in suo luogo sia il puro calcolo, il desiderio dell'individuo. Ritengo poi che Bibbiano possa essere inquadrato in questa logica per quel che riguarda l'aggressione, di più l'assedio globalista alla famiglia, che viene sempre più palesemente percepita come qualcosa di superato, addirittura come un ostacolo rispetto alle nuove relazioni usa e getta di consumo del panconsumismo erotico post-familiare. E credo naturalmente che sia il non plus ultra della gendercrazia, nella misura in cui giustifica ideologicamente suddetti processi presentandoli come neutri naturali e di più silenziando, ostracizzando e demonizzando quanti, anziché accettare supinamente, osino ancora far levare verso il cielo voci critiche di protesta, di denunzia dell'accaduto. Ora stiamo assistendo a una vera e propria dissoluzione dell'amore e della famiglia. Bibbiano credo debba essere letta secondo questa chiave ermeneutica. Sotto questo riguardo sono convinto, e lo ripeto senza esitazione, che Bibbiano non possa essere concepito come un caso episodico, quasi come se si trattasse di un incidente di percorso. Ritengo anzi in maniera diametralmente opposta che Bibbiano possa e debba essere inteso come la punta di un iceberg, come l'emersione di un fenomeno molto più esteso e destinato a imporsi sempre più nel futuro, perché Bibbiano rappresenta la tendenza del gender capitalismo senza frontiere, la tendenza a cui facevamo riferimento, alla dissoluzione di ogni relazione etica, solidale, basata sull'amore e su relazioni non mercificabili. Credo che senza esagerazioni si possa porre in correlazione essenziale la vicenda di Bibbiano con altre vicende che caratterizzano il nostro presente. Una su tutte è la questione dell'utero in affitto, anzi la maternità surrogata, come pudicamente la chiama la neolingua che giustifica il presente a dominio assoluto della società a forma di merce. L'utero in affitto, proprio come la vicenda di Bibbiano, è la spia che ci segnala l'onnipervasività del mercato e delle sue relazioni. L'utero in affitto, è noto, rappresenta l'apice non certo dell'emancipazione e della libertà, bensì dell'alienazione, della mercificazione e del classismo. Intanto perché riduce il ventre della donna a magazzino aziendale, poi perché trasfigura il nascituro in una merce on demand, programmabile alla carte con anche possibili derive eugenetiche nella selezione del nascituro. Infine perché naturalmente rappresenta l'apoteosi del classismo, secondo la più tipica perversione della libertà liberale, in cui il tu puoi si traduce puntualmente in tu non puoi non fare. Tu puoi, donna, mettere in affitto il tuo utero senza che nulla o nessuno te lo impongano, ma sarà poi la tua condizione economica a costringerti a non poter fare altrimenti. Ecco allora che Bibbiano chiede, a mio giudizio, di essere inquadrato in un orizzonte più ampio, che solo la ragion filosofica può demistificare e rendere palese. Che la ragione dunque sia sempre desta e vigile, il suo sonno continua a generare mostri. Bibbiano, l'ho detto, non è un caso episodico, è l'inizio di un processo coerente con il nuovo ordine erotico.
La potenza del discorso ideologico sta nel fatto che gradualmente riesce a trasformare l'inimmaginabile in plausibile. Addirittura riesce in ultimo a fare sì che l'inimmaginabile sia necessario, a tal punto che diventi implausibile criticarlo. E quanto è accaduto con la vicenda di Bibbiano, dove si è normalizzato l'inimmaginabile, con la conseguenza del tutto paradossale per cui chi ancora aspiri a denunciare e a rendere note le vicende viene silenziato e diffamato come un pericoloso eversivo. La ragion capitalistica funziona in questa maniera. Non ci tolgono tutto in una volta, che altrimenti sarebbe evidente il carattere regressivo del processo in atto. Semplicemente ci portano via un pezzo dopo l'altro tutte le conquiste. Di modo che con lenta e solerte continuità perdiamo le nostre conquiste senza accorgercene e siamo incapaci di prendere coscienza di questo processo preordinato. Credo, come dicevo, che Bibbiano debba essere letto in questa cornice cognitiva, come un processo non episodico ma coerente,
una follia che ha un suo metodo, per dirla con il vecchio principe di Danimarca Amleto, un processo coerente con la logica dissolutiva riguardo alla famiglia e riguardo all'amore. Ciò che più colpisce in effetti della vicenda di Bibbiano è l'incuranza, l'indifferenza totale rispetto alla sorte di coloro i quali per primi dovrebbero essere tutelati, cioè i bambini, le loro esigenze, la loro possibilità, di più il loro diritto di avere un padre e una madre. È stato per così dire del tutto trascurato questo aspetto nella narrazione dominante, si è invece data la precedenza al discorso burocratico, alle esigenze giuridiche lette in una chiave per cui doveva prevalere sempre e comunque il diritto astratto, non la vita concreta delle creature che sono le più deboli, le più innocenti, quelle il cui dolore non cessa di destare scalpore. Come diceva Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, il dolore dei bambini è quanto di più inspiegabile e più ingiustificabile vi sia. Ogni teodicea si inceppa dinanzi al dolore di creature che non hanno colpa e la cui sofferenza quindi resta ingiustificabile dal punto di vista della ragione. Voglio a tal riguardo richiamare una vicenda che forse può essere euristicamente feconda per inquadrare i fatti di Bibbiano e come si sia trascurato il diritto più importante, quello dei bambini. Ciò che colpisce in effetti dalle registrazioni di Bibbiano è la voce spesso straziante dei bambini e della loro sofferenza, di bambini che venivano allontanati dalle loro famiglie e che soffrivano rispetto a questo, specie poi quando si trattava di una vicenda in cui a prevalere era un diritto astratto, come dicevo. La vicenda di cui voglio fare menzione è quella testamentaria di Re Salomone. Si narra che giunsero al cospetto di Re Salomone due donne con un bambino. Ciascuna delle due donne rivendicava la maternità del bambino condotto al cospetto di Re Salomone. Come stabilire allora quale delle due fosse realmente la madre della piccola creatura portata dinanzi a Re Salomone? Salomone escogitò un metodo infallibile. Decise per giustizia di tagliare in due parti uguali il bambino e di affidarne metà a ciascuna delle due madri. Lì si capì quale delle due era la vera madre, quella che, pur di lasciar vivere intero il bambino, lasciò che venisse affidato totalmente all'altra. Perché effettivamente avere un bambino non è il desiderio capriccioso del consumatore individuale. Avere un bambino, avere un figlio, corrisponde alla storia di un incontro, a un amore, alla sintesi duale di un amore che si fa famiglia e progetto, come dicevamo. Credo che la vicenda di Re Salomone ci aiuti a capire un aspetto che è stato trascurato nella vicenda di Bibbiano, ossia il fatto che i figli non sono enti disponibili e scambiabili, che possono essere spostati a seconda delle esigenze del consumatore. Non è poi remota nella nostra immaginazione una società in cui alle famiglie più povere verranno sottratti i bambini per essere affidate a coppie che semplicemente sono più ricche e non vogliono magari sottoporsi alla fatica della maternità e della procreazione, dell'allevare figli ed educarli fin dalla nascita. Ecco perché l'ho detto e lo ridico. Bibbiano non è un caso isolato, è il gender che è già tra noi. Ed è solo dalla nostra capacità di resistere che dipende la possibilità di fermarlo. Ferrari.
e voce recitante Diego Fusaro. Ha scritto la maggior parte delle musiche di stasera, il clarinetto Marco Fusi. Grazie.